Hollow Knight, iniziamo. No, iniziamo niente. Cioè, c'è una cosa che non si può tollerare qui. Ma scusa, cioè. Non si può vedere una live di Hollow Knight con lo sfondo rosso. 19 ore e 50. Antico bacino. L'antico bacino, ricordiamo, è un vecchio che fa un. Ti dà un bacetto bavoso. Per questo hanno chiamato così quest'area. Nella scorsa live, ce la faccio aprire la mappa? Sì, abbiamo esplorato l'antico bacino. Dopo, in realtà, che ho fatto un giretto, soprattutto qui a Verde Via, al lago di Hun, per capire un po' cosa con il mio nuovo potere di poter entrare nell'acqua acida potessi trovare. Se notate, già da adesso. Il mio controller ha questo problema che tende a sinistra la levetta analogica, quindi ci farà smattare un po'. Ah, vi ricordo che la chat non la seguirò per evitare spoiler, perché anche un consiglio può essere uno spoiler, e la stessa cosa vale per i video. Ho visto che sotto i video mi commentate, non li leggo i commenti, scusate, ma è per evitare lo stesso discorso. Essendo che la mia prima run non voglio avere influenze esterne di nessun tipo. Qui avevo lasciato però un boss. Che era da questa parte a sinistra. Mentre dalla parte opposta abbiamo trovato la stazione. C'erano un po' di robe che non possiamo fare al momento, quindi dovevo continuare e volevo andare dove c'è l'ascensore. Allora, io vorrei andare dove c'è la dannata ascensore, sinceramente. Non ho voglia di fare la boss fight. Però, a mente fresca, vediamo un try solo a mente fresca, cosa succede? Che poi in realtà sono in live già da più di 2 ore, non è che sia freschissimissimo, ma vabbè. Devo ricordarmi che ho anche questo potere qui. Io credo che si potesse saltare un pezzo, ma non mi ricordo più com'era. Ok, devo andare qui. Il fatto che. Iniziamo. Stavo dicendo, il fatto che il mio. Smettila di andare a sinistra! Il mio personaggio. Oggi è pesantissima la cosa. Continua ad andare a sinistra. Smettila di andare a sinistra! Io non ce la faccio così, eh. Io così non posso giocare. Come faccio? Non riesco a fare il parkour. Lo vedete quanto si gira a sinistra? Come faccio io? Smettila! Che cosa noiosa! Ok. Qua devo andare giù. Ok, allora io ci provo, però siamo messi male qua, non so. Diciamo che vorrei fare un livello più chill. Tanto qua. Non so cosa succede se lo abbattiamo. Questo mi sa di super secondario. Va bene. Non me lo ricordo bene. Facciamo questo try e vediamo che succede. Bene, gli sono già andato sotto. Così gli conviene. Per schivarlo mi conviene saltare. Qua non devo saltare invece. Errore che ho fatto anche l'altra volta. Perché rispetto alla sua controparte, lui appunto. Allora, qua penso si sia visto. Ho provato a lanciargli l'attacco da lontano. Il personaggio si è girato a sinistra e l'ha sparato dalla parte opposta. Allora, io così però non ce la posso fare. Io non so come sistemarlo sto controller, ragazzi. È una roba insopportabile. Io no, così non posso giocare. E stavo dicendo. L'altro personaggio non saltava così tanto. Comunque,
Ho capito come schivare un attacco che l'altra volta mi rompeva. In realtà è abbastanza facile. Anzi, è un attacco che schivi, gli dai anche un hit. Quindi, top. È un bel controller nuovo. Se capissi come si fa a pulire il contatto lì, come dicevate voi, sarebbe molto interessante. Perché comprare un altro controller della PlayStation, perché poi questo è della PlayStation pure, e sinceramente ci tengo a sto controller, un po' mi rompe le palle, anche perché costa tanto. Va bene, se è pieno di tutorial su come ripulire i controller, guarderò. Perché è palesemente peggiorata la cosa. Ok, ecco. Devo smetterla! Lui salta! Ecco, qua li devo andare. Niente, non mi entra in testa sta cosa. Questa try è già andata a puttane. Sì, però ci sono un po' troppi fantasmini per i miei gusti. Devo smetterla di saltare. Mi viene da saltare per schivare. Questo è un boss controintuitivo. Non devo saltare. Non devo saltare perché è il più delle volte lui che salta. E purtroppo in questo gioco c'è questa meccanica che, come vi ho detto più volte, non mi fa impazzire. Ovvero, se tocchi un avversario, è come se fosse di spine e ti fa danno anche al tocco. Cioè, se anche lui non attacca e gli vai addosso, ti fa danno. Questa è la cosa un po'. Non mi fa impazzire. Non so io cosa cazzo abbia fatto. Cioè, proprio. Ho detto, ok, non ho subito danno. Vabbè, dai, dammelo lo stesso il danno. Vengo io da te. E salta. Sono un po' una testa di cazzo. Si può dire? Sì. Ancora. Non mi entra in testa. Non mi entra in testa. Non devo saltare. La devo smettere di saltare. Niente. È proprio una roba istintiva, mi viene istintivamente di saltare. Questa sarà una boss fight difficile. Questa sì. E più che difficile è incasinata. Bisogna capire il tempismo per infilarsi tramite. Non tanto gli attacchi, i fantasmini che escono sono ciò che la rendono difficile, secondo me. Perché ti invadono lo schermo, se non li gestisci diventano tanti e con il fatto che tu, cioè andandogli addosso subisci danno, che è terribile, non puoi evitare di eliminarli. E non devo saltare. Ma intuitivamente è difficilissimo per me evitare di saltare, ve lo giuro. Anche perché poi qua, ad esempio, lo devo fare invece. Saltando. Ok, anche curarmi apparentemente non è una cosa molto fattibile. Sì,
Sì, no, questa non è una finestra di cura valida. Io qua stavo attaccando... Vabbè. Qua avevo fatto un buon attacco dall'alto, però me l'ha contato come scontro e mi ha dato il danno. Peccato. Qua di tentativi per fatto per... No, spoiler, spoiler. Di stercorario l'ho fatto al primo tentativo. C'è un altro nome, ma non lo leggo perché temo gli spoiler. Magari è qualcosa che non ho fatto. Stercorario era uno stercorario proprio di fatto, cioè facilissimo. Se la domanda era il precedente di lui, l'abbiamo fatto al secondo tentativo. Però mi crolla sopra e mi fa danno anche in quel modo lì. Questa cosa è pallosissima. Mi ha fatto un casino di male. Questo fantasma mi è spawnato in faccia. Vabbè, che cazzo. Peccato. Dade, grazie per i 6 mesi. Si tryharda per il contest delle palestre. Buon tryhard. Noi qua tryhardiamo per un'altra cosa. Allora, il fantasma che ti spona in faccia nella posizione in cui ero e ti fa comunque il danno non è proprio una roba fatta benissimo, eh? Cioè, mi permetto di fare una critica. Testa di cazzo che sono. Con sto salto di merda. E qua stavo saltando per un altro motivo. Ci stava qua. Cioè, lo dovevo fare. Più di un attacco dall'alto non me lo consente il bastardo, eh. Ok, qui ho rischiato, ma preferivo raccogliere un dato importante piuttosto che salvarmi, diciamo. Ovvero, quando lo stanni riesce a curarti 2 punti, non 3. 3 è impossibile perché ho fatto l'animazione della cura subito. A patto che ci arrivi avendo ripulito i fantasmini. Il che vuol dire che durante tutta la fase sarebbe meglio perdere un massimo di 2 punti. Se inizi a perderne di più vai lentamente in negativo. Io non so quante fasi ci siano, quindi... andare in negativo significa andare incontro a una lenta morte. Rischio tantissimo qui. Mi ha permesso di curarmi qui proprio. Bello. E allora niente. E vabbè, però, ma come fa a saltare dove sto andando io? Cioè, è saltato all'indietro per andare dove ero io. Ma cosa mi rappresenti?
Predice il futuro, lo stronzo. Che cazzo. Dai. No, 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 no. Allora. No, 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 no. Torna indietro. Almeno arrivarci full. Comunque i maranza urlatori del parchetto qua fuori, cioè ogni tanto io li sento, ma non ho capito cosa succede. C'è questo gruppetto di maranza probabilmente in un parco che schiamazzano, però urlano. Cioè, io non so se si è sentito, ma c'è questa gente che urla, ma tipo proprio così. Ma sembrano dei... Sembra che abbiano qualche problema, no? Cioè, capito? Non capisco l'utilità. Non è che urlano, tipo, che ridono o si stanno divertendo. Proprio urlano in maniera stupida. Busso, grazie per i 13 mesi. Tanta fortuna con questo boss che è bello infame. E ho notato che è un pezzo di merda. Avete sentito l'urlo? Incredibile. Boh. Vabbè. La priorità è uccidere i fantasmini, non lui. Perché guarda cosa succede, se no. Niente. Non mi hanno fatto curare, infatti, i bastardi. Però va anche un po' fortuna sta boss fight, perché sti salti un po' imprevedibili che fa, cioè... O il fatto che i fantasmini spawnano a caso, io come faccio a sapere dove spawna il fantasmino? Cioè, se mi spawna dove sto saltando è un po' un'inculata. Mi serve proprio la botta di culo per non beccare in sequenza la posizione. Allora, Hollow Knight lo sto caricando anche su YouTube, sì. Sul secondo canale lo trovate. No, non è bravo quelle finte. Non sono finte queste. Dai, sono robe a caso. Non sta facendo alcuna finta. Qua, vabbè, ho sbagliato io. Faccio. Quanti fantasmi ci sono? Dovrei contare il numero di hit che mi servono per stannarlo, perché sennò è un casino. Sì, vabbè, dai, subito così. Dai, ma che... Cioè, è una finta questa. È una finta che io sto saltando e lui dall'altra parte dell'arena mi salta in testa. E questa è una roba che è proprio l'attacco scriptato che dice, ok, adesso ti becca. Ovunque tu sia ti becca. Non è una finta, figa, io non potevo neanche schivarlo. Cioè, è imprevedibile sta roba. C'è una cosa che non riesco a sistemare, ovvero quando sono in aria
e ci sono tipo due fantasmi e lui, io provo a fare un attacco dall'alto, un attacco a destra, uno a sinistra, e almeno uno di loro non va a segno e subisco danno. È come se ci fosse un delay o qualcosa che mi impedisce di fare più attacchi concatenati. Quello è un grosso problema anche. Perché anche se dico che non devo saltare, in realtà devo saltare molto. Vabbè, tipo qua, ho sbagliato un attacco e quello dopo non me l'ha fatto. Però questi sono danni che non posso prendermi. Cioè, questa è già persa. Non ha senso. Non ha senso continuare. Non posso sbagliare ste cose. Non c'è modo di arrivare in fondo così. Comunque c'è da dire anche un'altra cosa, ovvero che io ho un minerale per il potenziamento, me ne manca un altro per potenziare la Culeo. E questa è una boss fight che ha bisogno di fare tanto danno. Quindi probabilmente ci devo tornare col prossimo potenziamento. È un po' la situazione delle mantidi iniziale. Ci provo ancora qualche volta, giusto per sfizio, poi se non riusciamo vado avanti e torniamo quando sono potenziato. Cioè, questa. Dai, dai, questi attacchi qui sono una cazzata, però. Stavo facendo tutto bene. Poi prende e salta nel punto dove sto saltando io. E io come cazzo lo faccio a prevedere, sto coso? Scusa. Ancora? Vabbè. Dai, questa roba qui è una troiata, però. Anzi, forse dovrei venire anche con qualche punto vita in più. Perché visto proprio il fatto che me ne fa generare. Me ne fa recuperare così pochi. Vabbè. Se gli fai due si incazza. No, se salti lì ti incula. Hai capito sta cosa? Boom. Fantasmini de merda. E cosa stavo dicendo? Non mi ricordo già più. Boh, stavo facendo un discorso e mi sono fermato perché volevo concentrarmi, niente. Ah sì, che posso recuperare pochi. Posso recuperare solamente due punti vita. Quindi forse conviene anche arrivare con gli amuleti che ti danno più vita. E non puntare, dicevo, sul recupero. Ma semplicemente ti tieni il massimo dei punti all'inizio, quelli che perdi hai perso e. Gli spammi attacchi da lontano. Gli attacchi da lontano qui sono importanti perché se becchi anche il fantasmino, inizia a pulire il campo.
preso tipo 40 punti danno di fila. Cioè, tipo qua come cazzo devo fare? Dai! Ma non ho tempo di ricaricarmi. Ho fatto fuori tre fantasmi e lui l'ho stannato. E non avevo comunque tempo di ricaricarmi. No, no, non si può fare sta cosa. Non si può assolutamente fare. Vediamo se c'è una build adatta, se no ci torno dopo potenziato. Allora, non dite che sto giocando da un mesetto che sembra che sono incapace. Ci sto giocando molto lentamente. Siamo a 19 ore di gioco. Non so quando l'ho iniziato, però stiamo facendo con molta calma. Non abbiamo avuto grosse difficoltà. Anzi, questo forse è il boss che mi ha fatto più try per ora. Allora, io ho questo qui. Non potrà curarsi concedendo le anime. Cosa succede se io tolgo tutto e ti metto sta roba qua? E poi ti metto... Era questo qui che dava i cuori extra? Non mi ricordo. Tre, sei, nove, dodici. Tre, sei, nove, dieci. Sì, ok. Fa un po' paura l'idea di non curarsi, però se arrivi con il massimo dei cuori possibili, in realtà non è una brutta idea. E in più cosa ci possiamo mettere? I rovi. Oppure i... Il larvino. Non lo so. Aumenta la velocità di corsa permettendo a chi le indossa di evitare i pericoli e superare i nemici. Questo non è per il combattimento, però. Un odore eroico, non so cosa voglia dire. Questo, dai, mettiamo questo qui. Quindi così io sono a 12 cuori. Io di base quanti ne ho? Non mi ricordo, 6 forse, o 7. Mettiamo caso che abbia 3 fasi. Se io tra una fase e l'altra ne posso recuperare 2, ed è l'unico momento buono da quello che abbiamo visto. Se io potessi recuperare 2 cuori... Che di base ne ho 7, ok. Vorrebbe dire che in un match ne recupero 4 al massimo. Se avesse 4 fasi, io potrei recuperare un massimo di 6 cuori. 12 meno 6 fa 6. 12 meno 4 fa 8. Se fossero 3 fasi, per assurdo mi conviene più così piuttosto che il resto. Però se adesso muoio o subisco danno prima di arrivare da lui, devo tornare alla panchina per recuperare 2 di questi cuori. Perché 10 me li dà un amuleto e va bene. Ma gli altri 2 me li dà l'altro amuleto e vanno recuperati, mi sembra, la panca. Bentornata Kali, grazie per i 42 mesi. Vediamo cosa, vediamo come va. Cioè, in realtà poi bisogna giocare bene, non è questione di cuori. È questione di fare un combattimento decente. Già ho sbagliato un attacco, quindi... Beh, poi abbiamo che il nostro amico purtroppo sa benissimo dove sto per tipparmi. Sto facendo cagare, eh. Sto facendo assolutamente cagare.
No, 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 ragazzi, sto facendo schifo. È già da rifare. Now, 9 mesi. Passo per salutarvi e ricordarvi che siete stupendi. Grazie. Bentornata. 3, 6, 9, 11. Perché 11? Ecco, il double jump devo capire come usarlo in sto match, non lo so. Sicuramente sarà utile, però. Ah, quindi erano 11, non erano 12. Alla morte si rigenerano tutti, non devo andare alla panchina. Anche perché non muoio davvero, muoio nel tipo nel mondo dei sogni. Io sto dormendo, quindi non sono davvero morto. Non ci posso credere. Ah, riprendo da qui. No, no, vattene a fanculo, vai. Ok, torna dentro. Boh, probabilmente faccio l'ultimo tentativo. Poi ho detto, cioè, questa idea è buona, ma bisogna potenziarsi. Cioè, se mi potenzio e servono meno attacchi, e chiaramente di conseguenza è più facile. Basta sta cosa. Cioè, ma figa, come fa a saltare dove salto io? Ma cosa vuol dire? Che cazzata. Sta venendo un'idea malsana. Cioè che io in questo modo quasi quasi potrei dipendere dall'uccisione dei fantasmi per caricare l'energia, allontanarmi e attaccarlo sempre dalla distanza e poi fare cagate come al solito, perché sono stupido io. Ah, merda, avevo ancora il cuore, non ci avevo fatto caso, niente. Non è una brutta idea. Voglio riprovare questa cosa. Perché se è vero che da vicino fa tutti questi salti pazzi, è imprevedibile. Se lo tengo lontano, chiaramente ho più tempo di reazione. E allo stesso tempo, se riesco ad attaccarlo da lontano, non è brutta la faccenda, no?
troppo scazzato io. E in questo caso i fantasmini diventano mangime per i miei attacchi, praticamente. A parte appena mi alzo, cambia tutto. Oh sì, datemi le vostre anime. E beh, lui poi è un figlio di puttana, quando è il discorso. Sì, il mouse, il controller che tira a sinistra. Dai, dai, cazzo, ancora. Mi sembra di essere ancora nella versus, ragazzi. Cioè, sul momento più bello ero preso bene e non ero mai stato così in fondo. Cosa fa il controller? Gira a sinistra e mi fa sbagliare l'attacco. Madonna, che fastidio. Stupido controller rotto. Però se allora, se adesso tryhardiamo un po' su questa cosa. Comunque resto dell'idea che dovrei tornare col potenziamento, perché qua sto perdendo tempo. Però se tryhardassimo, secondo me questa è la tattica perfetta. Dovrei arrivare già con un po' di carica anche. Senso che sia entrato senza avercene manco un pochetto. Ok. Quando faccio così è matematico che lui salterà e mi piglia. Niente, sto andando malissimo sto giro. Vabbè, 800 backstep. Non l'ha mai fatto, adesso ci fa anche sta cosa, va bene. E che cazzo. Ma figa. No, carichiamoci prima di entrare. È che sta cosa che ogni volta perdo la carica delle anime, quello che è. Fastidiosissimo. Ok, così almeno entro, ho già un attacco a disposizione. Dai, dai. Però è la prima volta che mi fa tutti quei backstep uno di fila all'altro, perché lo stavo incalzando comunque. E si è dato la fuga. Non sapevo neanche che potessi farlo. Perché non ha funzionato il mio attacco? Boh, mistero della fede.
non avevo carica. Maledizione. Mi fa male l'indice comunque a prendere il trigger così tante volte. Troppi, eh? È la prima volta che lo porto in terza fase. Incredibile. Quella madonna, si è tippato qua. Raga, si è tippato, figa. Ma che esagerazione, dai. Vabbè. Il mouse, il controller, basta. Basta. Ma no. Ma no, ne avevo quattro fantasmi in fila e ce l'ho lì dietro. Si gira a sinistra e spara contro il muro. Io come faccio, ragazzi? Ma vi rendete conto del fastidio che si prova? Se il controller decide di girarsi dall'altra parte perché è rotta la levetta. Cazzo, che fastidio ha dato. Che cazzo di fastidio mi ha dato sta cosa. Ma non si può vivere così. Non ce l'ho manco un altro controller. E quello è il bello. Porca troia. Cioè, allora, non ce la facevo probabilmente perché ero messo male. Però dai, ce n'erano 4 uno di fila l'altro. Sai quanta ricarica mi beccavo? Oltre che gli facevo danno. E adesso sono arrivato senza carica, peraltro, giustamente. È stato già malissimo. No, basta. No, killatemi, ho fatto già... Cioè, non si può perdere subito tre cuori così. Sono ancora deconcentrato da quanto accaduto. Un'ingiustizia davvero. Che poi non sembra, ma ci mettono 30 anni a killarti, eh. Ce ne vuole di tempo prima che ti killano. Cioè, ti senti così fragile. Poi stai lì fermo, ci mettono 20 secondi a tirarti giù. Facciamo una cosa bella. Allora, io adesso non lo so, non leggo la chat, non voglio saperlo. Magari ha una seconda fase, magari ha più fasi del suo fratello che abbiamo già sconfitto. Ma se ha tre fasi, eravamo molto vicini. E se riesco a farlo così è una follia, perché devo palesemente potenziarmi per fare sto boss. Non sono pronto. Questo qui è stato facile, ma l'altra versione, secondo me, è uno step talmente più impegnativo che ti serve il power up. Poi, come tutto, puoi farlo anche senza potenziamenti, però sarebbe bene, secondo me. No, ho sbagliato già. Che palle, che però non ho più la carica, eh. Però 4 danni di fila ho preso. Non si può fare. C'erano giusto loro due. Così li posso sparare un attacco. Che
Poi la build che ho fatto, in realtà, in alcuni momenti prendere danno potrebbe essere importante perché mi ricarica e mi permette di dargli l'attacco da lontano. Quindi a seconda delle situazioni potrebbe anche diventare utile subire un danno, ma 4 di fila non credo che saranno mai utili. E qua ho esagerato io. C'era troppo casino. Ah, non ho la carica. Cazzo, devo stare attento. Chiaramente sono concentrato su di lui, non guardo quante animelle c'ho. Dai, ma perché non mi salta più? Ma che succede? Ogni tanto cambia pure lui tattica. Tipo qua dovrebbe... Ecco, salta e fa lo schianto. Però se mi fa lo scatto, mi incula se fa così. Cazzo, c'è una quarta fase. Merda. C'è una quarta fase. Quando lo schiva così, fa male, eh. Ma quante fasi ha? Oh, cos'è che ne ha 5? Ma che è? No, ragazzi, 5 sono un po' troppe, però. Non ne ho più io, non ne ho più. Essere molto più parsimonioso. 5 se è l'ultima. Cazzo. No. Ma come 5 fasi? Ma sei fuori? Ma che cazzo di boss hanno fatto? Ma è una roba davvero eccessiva. È stupidamente eccessivo. 5 fasi, quindi in realtà se cioè mi conveniva va a fare in culo, va. Mi conveniva ricaricarmi e basta. Con 5 fasi, tra una fase e l'altra, recuperavo 8 cuori. Che esagerazione, però. Cioè, io dopo che ho fatto la terza ho detto, vabbè, impossibile, non ci credo. Però quando ho fatto la quarta ho detto, dai, è fatta. No, la quinta. Adesso però si traiarda. Allora, almeno c'è una buona notizia, ovvero che non ha cheat, ultime parole famose. Non ha una trasformazione. Fermi. Può essere che ce l'abbia. E che poi faccia ancora più male.
Però se va avanti così tanto, mi viene da pensare di no. Se finiamo 5 fasi e alla sesta, inizio a pensare che non è possibile ucciderlo. Cioè che si rialza per sempre. E allora è una trollata. Quando fa lo scatto, che io mi aspetto che salti, mi frega. Non sono preparato. Tipo qua. Mentre qua me lo aspetto. Qua non me l'aspettavo, ad esempio. Dipende dalla distanza a cui li sto, apparentemente. A una certa distanza fa il salto in alto, altrimenti mi fa lo scatto, come in questo caso, maledizione. Ciao. No, non salta più il bastardo. Ehi, cos'è? Mi ha rovinato tutta la run. Basta, me l'ha rovinata tutta. È persa. È persa. Stavo andando così bene. Mi ero caricato così tanto. Devi stare lontano. Devi stare. È persa, ragazzi. Figurati, mancano almeno 2 fasi. Come ho detto prima, ormai purtroppo io volevo andare avanti, però ormai purtroppo è una questione personale, bisogna tryhardare. Come ho detto prima, c'è una buona componente culo in questa boss fight. Prima mi stava andando bene, stava funzionando tutto abbastanza bene. Adesso non ha funzionato bene per niente. Sto iniziando a capire la distanza, cioè in base alla distanza quale attacco farà. Tutto sommato, nonostante il controller ballerino e il fatto che sia estremamente punitivo ed esagerato, mi sto divertendo. Ammetto che mi sto divertendo. Mi stava costando caro. E qua il controller è andato a sinistra. E niente. Il primo danno lo prendo non per colpa mia. Questo praticamente è un teleport. Cioè è impossibile. No!
Perché? Perché l'ho fatto? Non lo so. Avete visto che gli ho scattato addosso? Questa è proprio memoria muscolare. Cioè, ero abituato che lui qua saltava e io ho scattato per oltrepassarlo, ma non è successo. Cioè, talmente sono concentrato che gli sono... non l'ho neanche guardato. Cioè, sto andando col pilota automatico. Purtroppo mi prendevo un colpo a prescindere perché c'era il fantasma, quindi è andato così. E niente. E no, vabbè, sta attacco qui però non ha senso di esistere, dai, cioè non può saltare l'intera arena da un punto all'altro. Questa cosa qua proprio no. Però la build così è fondamentale. Cioè, togliere il pensiero di dove... cioè, anche psicologicamente non devo per forza ricaricarmi. È tanta roba, Cioè, al di là poi del conto di quanti cuori hai, quanti ne perdi, vabbè. Non so io come abbia schivato questi attacchi, perché ho sbagliato tipo tutto, e infatti, ecco. Aspettiamo, aspettiamo, non è un problema. È più un problema che ti sia scattato addosso di nuovo, quello sì. Perché? Perché non salti più, amico mio?
appena salto rovino tutto. Niente. Ho rovinato tutto ancora. Non riesco a mantenermi concentrato per bene tutto il tempo. Cioè, ho fatto all'inizio bene, poi ho fatto una parte che ho fatto schifo e poi ho continuato benissimo. E poi lì ho scazzato di nuovo. Beh, tra i senza parlare lì si sono tutti così. Cioè, qualche commentino ogni tanto, sì. Però non è che io stia parlando tanto, eh. Certo, il commento ridistrae. No, il danno del fantasmino, dai, il danno del fantasmino no. Il fantasmino ormai è diventato il mangime, non può farti danno il fantasmino. Qua mi ha proprio... Cioè, devo ricordarmi quando sta in quella posizione che, cazzo, devo andarmene. Mi piglia. Ecco, così. Mi prende, non posso starci. Allora, però qua stiamo facendo già un po' di cazzate, non mi sta piacendo questo. Prossimo giro. Allora, intanto salutiamo Navi che aveva fatto 10 mesi. Altro giro, altra corsa. Qua proprio non mi piaceva. Fratello perduto. In tutto ciò non mi ricordavo neanche il suo nome. Attacco a sinistra, controller ovviamente che ha rotto il cazzo. Già lo sapete. Questa cosa che fa, che si tippa dall'altra parte, è una cazzata incredibile, cioè è intollerabile come attacco. È inaccettabile. Doppio scatto, purtroppo non me l'aspetto mai.
Dai, come cazzo ho fatto a non prenderlo? Ma vaffanculo. Ancora! Ma che cazzo? Io non vorrei essere complottista, però boh. Non so. Qua vi dico, non so se sono stato io il controller di nuovo. Ci sono delle volte ci sono delle hitbox davvero tanto dubbie. Perché io attacco e lì non lo colpisce e mi fa danno subito dopo. Cioè, se mi fai danno per contatto vuol dire che eri a portata di mano. Perché non t'ho colpito? Non è possibile. Quest'ultima roba mi ha proprio traumatizzato. Stavo andando proprio benissimo. Stavo andando benissimo. La roba più semplice. Mi sono andati a vuoto 2-3 attacchi. Se avessi il potenziamento che mi serve, l'avrei già sconfitto. A meno che non ha una fase evoluta. Sono convinto che, cioè, l'avrei già fatto. Ma vabbè, questa è una scelta mia. Questo è il momento dove devo saltare e ogni volta però insisto a non farlo. Thank you.
posso incastrarmi così. Merda. Mi sono incastrato in una sequenza di attacchi che non dovevo fare. E adesso ho una vita sola. Pesa, pesa un sacco. Vabbè. Niente, questo è il problema che mi capita ogni volta. Praticamente. Quando attacco dall'alto, che dopo un tot sbaglio. Problema mio, probabilmente. Perché uso il talismano delle vite blu? Perché in questa boss fight ricaricare la vita è difficilissimo e mi sembra quasi non convenire. Preferisco partire con più vite possibili. Inoltre, in questo modo, al posto di ricaricarmi mentre lui è stannato, io posso o ripulire il campo dai fantasmini e ricaricare altri attacchi a distanza, o addirittura sferrargli un paio di attacchi mentre è stannato, così mi porto avanti. Quindi in realtà il beneficio è anche quello. Vaffanculo. Per un attimo mi stava crashando il cervello qua. Il problema è che è mezzanotte, sta subentrando la stanchezza mentale. Non sono più tanto lucido. Perché si è ripreso subito? Ehi! Ma che cazzo? L'ho stannato e si è ripreso subito. Ma che cosa vuol dire? Ogni tanto fa un po' il cazzo che gli pare, eh? Decide a far culo le regole. Ancora? Wow! Ma che è? Amico mio! Non funziona così la boss fight, scusami! Ma vabbè, 50.000 colpi uno di fila all'altro, così, ma gratis. Cioè, si deve stannare e non si stanna, non ho capito. Basta, è andata. È andata anche sottrai. Che si stanno, allora, ma che è? Così, a piacere, no? Non gli andava lì. Non potevo farla perfetta ormai. Steph Fix, grazie per i 27 mesi. Va bene. Sì, questa boss fight è tipo in un sogno, esatto. Un incubo, figa. Un altro che sogno.
quanto mai mi sono incaponito su sta roba. Devo tornarci che sono... Devo tornarci potenziato e... E si fa easy. E invece no, sono qua. Ormai la live è andata così. O ce la facciamo e chiudiamo, o continuo finché non decido di staccare, oppure non lo so. O ce la faccio. Grandissimo pezzo di merda comunque. Anche un po' cheater, devo dire. Subito no. Allora, facciamo una cosa intelligente, perché mi stanno dilaniando le carni. Mettiamo un amuleto chiamato ventilatore. Ah, cazzo, avere una boss bar sarebbe un lusso. Cioè, almeno combatti senza l'agonia dell'ignoto. Più o meno, diciamo, capisco che possa essere più o meno vicino allo stun, però non so quante fasi abbia. Cazzo, è arrivato nella quinta fase. Alex, grazie per i 6 mesi, ho comprato anche io Hollow Knight, vedendo le tue stream, e ora basta, solo giocarlo. Ti faccio i miei più sinceri auguri. Nella mia anticamera del cervello c'è ancora comunque questo pensiero malato che lui ha, non ha 5 fasi, ma continua a resuscitare all'infinito perché lo devo tipo uccidere con un attacco speciale, un'arma particolare, non lo so, un'arma caccia spiriti. Questo è forse il primo nemico che affronto direttamente nel sogno. Quindi non è detto che magari devo fargli così, che cazzo ne so. Dopo ci provo. Oh. Effettivamente. Il problema di sto attacco è che bisogna caricarlo, quindi glielo posso fare solo mentre stannato. Se vogliamo provare. Ho usato guardarlo e lui mi ha punito con un salto che... Figa... Campione del mondo. Il salto in alto. E il lungo anche. Ok, ho già fatto cagare qua, però a sto punto l'obiettivo è stannarlo per provare a fare questa cosa. Oppure provare a fare così direttamente. Se me lo permettono i fantasmi, vabbè. Fantasmi non sono molto d'accordo. Niente. Non ci siamo manco arrivati. È complesso fare sta cosa. Sapete, non ho mai provato... Puntini, puntini. Come dire, zio, stai facendo una cazzata. Però, aspetta, cioè, però nel sogno ha un senso. Ah, mi ha fatto usare questo attacco, non in delle boss fight, ma... Potrebbe avere un senso, solo che se adesso mi insisto con sta roba non ne usciamo più dalla boss fight. Thank you.
No, ho fatto in tempo a farlo. L'ho colpito mentre era stannato e si è ripreso subito. Niente, neanche lo scatto posso fare, che c'è il fantasma formaggino di merda. E fammi sto attacco della minchia. Fammelo fare! Bastardo! Non me lo fanno fare, che fastidio! Voglio provare a fare sta cosa! Maledetti bastardi di fantasmi! Stannati! No, niente. Ma dai, ragazzi. Ma non c'è modo di farglielo. Come fai a farglielo? Ha un caricamento lentissimo sto attacco. Dai, ha un caricamento che è una roba. Mi viene il latte alle ginocchia a pensarci. Allora, i fantasmini che aumentano col progredire, secondo me sì, perché all'inizio non escono proprio. Non lo so, adesso ci ho pensato, adesso c'ho il dubbio che magari devo terminarlo con sto attacco. Boh, in realtà dovrebbe servire solamente... Testa di cazzo che sei, madonna, che testa di cazzo! Dovrebbe servire solamente ad assorbire... Permette a chi lo brandisce di squarciare il velo che separa il sogno e la veglia. Può essere utilizzato per rivelare sogni nascosti o passaggi aperti. Può raccogliere l'essenza e resti di sogni e desideri. Non si parla di attacco. Colpisci qui. Qui dice arma. Cioè, non si parla di niente di simile. Quindi forse sto semplicemente impazzendo. Però se mi si piazzano in mezzo ai coglioni, io come faccio a schivare? Cioè, dai, per piacere. L'ho preso! L'ho preso! Non è successo un cazzo, ma l'ho preso! Ok, non gli piace. Pop, mi sono tolto il pensiero. Ce l'ho fatta a far sta cazzata, oh. Niente, non gli piace neanche nel mondo dei sogni. A posto, non lo usiamo più. È fatta, dobbiamo solamente usare la culo. Bene. Cazzo, è il progresso più importante della serata questo. A furia di farmare sti piccoletti, ho 103 geo. Solo di loro, tutto dire. Quando passo attacco io potrei tranquillamente comunque fargli del danno. Solo che ormai anch'io sono incastrato nel mio pattern, quindi non mi riesce naturale, diciamo. We'll be right back.
allontanare. Dai, però così no, eh. Cioè, che cazzo, si ripiglia in un nanosecondo e mi salta in testa. Ovunque io sia, si tippa. Cioè, ma che cazzo vuol dire? Ma dove sta la lore qua? Che lore è? Vabbè, certo. Ma dai, cioè quanti attacchi gli ho fatto sto fantasma? Ma ha dovuto prendere per forza. Ma che cazzo è? Niente. Questo ennesimo tentativo buttato nel cesso a cazzate, davvero, cioè. Buttato a cazzate. Sono anche rotto i coglioni di formare sti cosi. Quasi quasi li lascio fare. Ripeto il concetto. Comunque c'è una componente di culo pazzesca. Cioè è innegabile sta cosa. Perché se ti spona nel punto dove devi evadere il fantasma, lo becchi. Non è che... cioè, se io devo schivare, o becco l'attacco, o becco il fantasma in quel caso. Non ho molta scelta. Questi colpi che ho preso dai fantasmini di merda. Cioè, voi credete che non abbia provato ad attaccarli? Ho provato, ho fatto attacco verso l'alto, attacco verso il basso, tutte le ho fatte. Però non è abbastanza reattivo. Vabbè. Lo sto spammando praticamente. Sto facendo davvero uno schifo qua. Qua ci ho provato, ma niente. Dai, che tanto è già andata a puttana anche questa. Su. Però ho tipo... mezzo trovato un nuovo metodo per evadere il suo attacco a schianto. Cioè, praticamente se gli sto di fianco non mi becca. E gli do due hit. Non è male come idea. Però cambiare adesso pesa un po'. Yeah.
Anche perché poi, cioè, se faccio così, come vado l'attacco dopo? Se li vado sotto è impossibile schivarlo, cioè, fa troppi casini. Non è una tattica vincente. Adesso non me lo fa più per partito preso. Eh sì, poi mi fa lo scatto nel caso, quindi. Se gli vai d'attacco dall'alto ti colpisce lo stesso. Ok, adesso, adesso torno al mio metodo. E comunque, se, cioè, se dimentico tutto e lo meno e basta, proprio di ignoranza, lo portiamo in terza fase già così. Questo fa capire quanto tante volte è solamente una questione di ansia. Cioè, hai ansia che ti attacchi, quindi lo schivi. Se li vai sotto, lo colpisce e basta, lo portiamo in terza fase. Devo cercare di aumentare il numero di attacchi a occasione, perché l'errore è sempre dietro l'angolo. Però se riesco ad aumentare il numero di attacchi che gli faccio io, tipo qui, non so. Questo qua schiviamolo. Vabbè, ma quando si avvicina magari io gliene tiro due. Quando mi becca potrei stare lì e rendergli il favore, comunque. Tanto. Basta, ragazzi, non sono più concentrato, non ci sto più. In questo momento sto peggiorando, sto cercando di provare cose nuove quando devo attenermi alla mia strategia che mi stava portando alla vittoria e basta. Ma sono anche stanco. Poi scappi, ti punisce con sto attacco missile alla ricerca, che non è una roba evitabile. Stasera hai capito il pattern, la prossima volta quando sarai fresco sarai in grado di farlo. Però se mi fermo, comunque la prossima volta ho bisogno di un attimo per rimettermi al passo, eh. Non è che lo tengo in memoria. Qua sono stato più lucido, mi ha colpito, non sono scappato, gli ho tirato uno anch'io. Ci sta. Giusto così.
Qua era impossibile non prendere danno, ero incastrato. Speravo saltasse, il bastardo non ha saltato. No, il controller ho fatto sinistro, non ci credo proprio adesso. No, ragazzi, non sto male. Io non posso farcela così, non posso. Il controller mi ha tradito sul più bello. Posso così. Non può. Cioè, quanto stava andando bene questa. Il cazzo di controller rotto si è girato a sinistra alla fine. Io ho preso danno. E io come faccio, però? Non ce n'ho un altro. Come faccio? Lo so che è palese che era finita. E io ho questo controller, c'ho. E ogni tanto si gira a sinistra così. Adesso l'ho fatto io per farvi capire. Però se sto sparando l'attacco a distanza e fa pff, contro il muro mentre lui mi attacca, perdo il danno, il knockback che lo avrebbe tolto e mi avrebbe evitato di prendere il danno io, quindi un danno meno a lui e un danno più a me. È partita finita. Insopportabile sta cosa, davvero insopportabile. Posso anche comprarne un altro, ma non mi arriva adesso, quindi ce lo teniamo così. Chissà, forse quel try all'inizio bellissimo che stavo facendo, potevamo farcela subito senza il controller stronzo. Chi lo sa, non lo sapevo mai. Che cos'è? Questa è tutta una sequenza nuova che mi ha fatto adesso il bastardo. Thank you.
Vaffanculo, ma dove passavo? Dove passavo? Dai! Ma come fai? Come fai a passare? Figa! Io... Ma poi... Cioè, che trai... Che cosa era? Che fase era? A me sembra di essere entrato nella sesta a un certo punto. Che cazzo di fase era? Quante ne ha? Era ancora in quinta fase? Io pensavo di essere alla sesta. Giuro. Minchia, perché ci arrivo con così uno sputo di vita, poi mi fa ste cazzate. Io come facevo a evitarlo lì? Cioè, ho fatto delle robe assurde a un certo punto, che facevo attacco lui, attacco sopra, attacco dietro, attacco a distanza, non si capiva più un cazzo. Niente. Si vede che non me la merito, ragazzi. È l'unica. Non mi merito questa gioia. Ma sembra che me lo fa apposta il gioco a incastrarmi. Dai, ma che cazzo. Guarda, non credo siano stati così abili da fare una I che ti mette in trappola di proposito. Però, cioè, potrei quasi crederci. Sembra che preveda le mie mosse e capisca dove farmi il trabocchetto. Cioè, io a un certo punto, più di un tot di attacchi, non riesco a gestirli. Ma proprio perché non... cioè, ha un delay l'attacco, non può essere così rapido da fronteggiarli tutti. Sì, il boss si chiama Fratello Perduto e io credo che... Non è che l'abbiano perduto, l'hanno abbandonato perché ha rompi i coglioni. Hanno detto, guarda, ma... Facciamo finta che ce lo siamo perso. Manca il mio puleo allungato, comunque, come si chiama? Quello che aumenta la reach, bellissimo. Il bro ha deciso che ogni tanto lui, il knockback, si dimentica che cos'è. Ogni tanto funziona, ogni tanto no. Va bene così. E allora, boh, non so io neanche cosa fare. Adesso lo sto facendo totalmente a muso perché tanto. Pensa, sono in quinta fase adesso, eh. Sono in quinta fase e ho giocato di merda di proposito perché mi ha scazzato. Ecco, niente, il knockback, questo misterioso meccanismo che delle volte lo rimbalza indietro, delle volte lo lascia lì. Non ho capito cosa devo fare. Non lo so, ragazzi, non lo so. Quinta fase, proprio...
rabbiosa questa. Una quinta fase raggiunta senza senso. Senza neanche pensare. Ho spento il cervello. Comunque, cioè, penso i cinque tentativi precedenti, almeno, ma anche di più, ho combattuto con la certezza che se faccio quadrato e poi cerchio, li faccio un hit e poi il cerchio lo allontana da me. E adesso mi rendo conto che questa cosa non è così. Non lo fa. Perché prima lo faceva, adesso no? Che devo fare? Non lo so. A sto punto, non lo so più. Bisogna fare il tentativo serio. Sì, non sono fasi, si stanna, certo, però io mi sto chiamando fasi per capire a che punto siamo. Boss più difficile finora? Non mi sento di dire che è il più difficile. È sicuramente la sfida più impegnativa per me. Però non mi sento di dire che sia difficile. È ingiusto. Cioè, non è difficile. È troppo. Ci sono troppe cose che creano per forza di cose uno sbilanciamento in certe situazioni. Cioè, tu non puoi mettere il giocatore nella condizione di dire mi faccio colpire dal suo attacco, schivo e mi colpisce il minion. Cioè, deve esserci un'opzione evasiva sempre. Non si può fare questa cosa. Per me è sbagliata. Quindi al netto di ciò, se non ci fossero queste situazioni, e vabbè, il controller rotto, forse l'avremmo già finito e non parleremmo del boss più difficile. Se l'accettiamo, è ovviamente il più difficile finora. Sarà la gioia di chi per tutte queste 20 ore finora ha detto ah, adesso ti fanno il culo, adesso sudi, e poi sono stati tutti facili i boss finora. Questa è la prima sfida vera. Tipo qua. Qui non avevo molti modi per evitare il danno. Lo dovevo prendere. Cioè, come facevo a evitare? Ci siamo arrivati già adesso in seconda. Però a che prezzo? Secondo stun, terza fase. Sto giocando ancora di merda comunque. Non sto più giocando serio. A questo punto forse mi conviene giocare aggressivo. Forse sto sbagliando tutto. È un caos e devo essere caotico anch'io. Vabbè, qua non potevo neanche scappare. Yeah.
quinta fase, così di nuovo a cazzo, però ho un cuore solo. Il fatto è che se accetti di prendere danno, puoi anche rendergliene due o tre di fila. Però, niente. Ormai nell'ultima mezz'ora ho perso qualsiasi logica, qualsiasi senso che potevo dare a questa boss fight, è andato a fanculo. È diventato il caos. La tecnica cazzo di cane, sì, è sempre... è sempre la cosa migliore alla fine, incredibile. E allora beccateli, stronzo. Se proprio devo prendermi i danni, beccateli anche tu, pezzo di merda. Solo avessi la tua stessa vita, saresti già finito da tempo. Allora, qui ho fatto male i conti o c'è la sesta fase? Che se c'è la sesta fase, quitto. Era la sesta fase, no? Non è uno spoiler, cioè... ho contato bene che è andato in sesta fase. O era la quinta? Perché sennò sto perdendo tempo, ragazzi. Cioè, quitto la live. Che cazzo continuo a fare? Di fargli un tot di danni, sì. Va bene, ho capito. Cosa c'entra? Sto perdendo tempo, cioè se è così sto davvero perdendo tempo. Io posso tornare quando potenzio la culo, li faccio molto più male, lo faccio fuori più in fretta. Lo sto facendo prima del tempo, però, cioè davvero, se ha una fase in più di quello che penso, è inutile che sto qui. Cioè, diventa davvero eccessivo.
sanato 3 volte, credo. No, qua ho sbagliato io. Qua non è stato il controllo, qua proprio ho sbagliato io direzione. Incredibile. Ma sono esaurito, figa. Ragazzi, non me la racconta giusto. Spoiler su sto boss. Leggo in chat: moderatore, mi cancellate sto messaggio. Iniziamo anche un po' a timeoutare e bannare la gente che si ostina a dare consigli non richiesti. Grazie. E allora, io non so se sto contando male, però qua mi sembra di averlo stannato più 5 volte. Quindi è andato in sesta fase. Secondo me potrei aver contato male, devo rivedere il video. Però se così sto perdendo davvero tempo, non ha senso continuare. Perché possiamo, cioè non so dov'è la fine. Cosa, non posso continuare senza sapere dov'è la fine. Mi conviene tornare potenziato e almeno si fa più facilmente. E per intenderci, adesso non so neanche se si veda qua. Aculeo scanalato è il secondo power up. Però noi abbiamo già questo. Se troviamo un secondo, facciamo il terzo power up. Quindi magari mi mancava 2 colpi, magari mi mancavano altre 2 fasi, non lo so. Cioè, se lo sapessi potrei dire ok, finiamo, non finiamo. Però senza saperlo mi sembra di star qua per niente, perché magari semplicemente non è alla portata al momento, non lo so. Poi adesso sto giocando a cazzo perché mi sono scazzato e quindi niente. Peccato. Allora, io avrei voluto proseguire di qua, anche perché magari di qua trovo il pezzo che mi potenzia la culeo, non lo so. E ci siamo intestarditi qui, quindi è uscita una live e un video ricaricato sul secondo canale di solo try di un boss che forse non è alla mia portata al momento. Devo potenziarmi e basta. Peraltro, mi sono ricordato che avevo un impegno e mi staranno maledicendo perché devo fare una cosa con i dev del server ed è 00:47. Mi staranno bestemmiando dietro. Allora, prima di quittare, rimetto la mia build, che era bussola, spine. Vabbè, questo sì. E poi cosa usavamo? Potenziamento alle anime raccolte. Non è colpo pesante, ma è la portata della culeo. Mi trovo bene. Allora, domani sera, ecco, domani sera siamo alle 20:30 in live e ci sarà una live tutta su Hollow Knight, quindi sicuramente noi domani, cioè se mi presento e dico no ragazzi facciamo il boss, sparatemi all'istante perché sono pazzo, domani lasciamo perdere il boss, andiamo avanti alla stazione del re e poi magari diamo un'occhiata alla frontiera del reame e cerchiamo il potenziamento dell'aculeo, potenziamoci e torniamo più potenti. Quindi se poi riesco a potenziarmi, magari domani sera verso fine live possiamo ritornare col power up e vedere cosa succede. Io sento che questa boss fight comunque ce l'ho sotto controllo, cioè so cosa fa, so dove colpirlo. Ho 2 approcci diversi, aggressivo e cauto.
Ci sono quei momenti inevitabili che mi danno fastidio, ma vabbè. Non so quanto duri. Se sapessi quanto dura, potrei capire anche se è fattibile o meno subito. Niente, ci vediamo domani sera alle 20:30. Buonanotte a tutti. Spero vi sia piaciuta lo stesso questa live molto tryhardina. E a domani con forse la vendetta. Ciao ragazzi, buonanotte.